Stiamo arrivando alla fine delle nostre interviste, è stata una giornata molto lunga, però abbiamo ancora tempo per parlare con un nuovo ospite. Parleremo adesso con Robin Good, che è il nome d'arte di Luigi Canali De Rossi, il quale, diciamo così, ha lanciato una sfida molto interessante, che è quella di riuscire a sostenersi con la propria attività attraverso il web. Diciamo così, come Robin Hood vive nella foresta di Sherwood, Robin Good vive nella foresta di Sherwood, cioè la foresta della condivisione. Ma insomma, vorrei chiedere a lui come mai ha scelto innanzitutto questo tipo di attività e concretamente come si realizza. Ho scelto questo tipo di attività perché mi piaceva, mi dava molta più soddisfazione condividere con gli altri il frutto di tutto ciò che si apprende lavorando nella comunicazione. Oggi con le nuove tecnologie, come sai, è all'ordine del giorno scoprire, sperimentare nuove cose, quindi riservarle soltanto a chi aveva abbastanza soldi per pagare il tuo tempo sembrava quasi uno spreco. Quindi non appena si è presentata l'opportunità di condividere attraverso il web queste cose, anche se all'inizio solo via email, ho colto questa opportunità. Non appena Google, con il suo sistema AdSense e AdWords, che sono le due facce di una stessa medaglia, ha consentito anche ai più piccoli di poter inserire e guadagnare delle pubblicità a fianco dei loro contenuti, specialmente usando poi delle pubblicità che non sono così distraenti e aliene a quello di cui tu parli, ma sono contestuali e rilevanti agli argomenti che scrivi. Sono montato su questa barca e non appena mi ha dato un minimo di sicurezza e di consistenza nelle entrate, ho lasciato completamente il mio passato tradizionale di consulente di comunicazione e sono entrato in una nuova fase della mia vita molto più appassionante, dove ho un livello di indipendenza, di controllo su quello che faccio che non avrei mai potuto immaginare di poter avere prima. Concretamente come si articola il tuo lavoro e quali vantaggi ti dà, in modo tale che tu poi hai scelto di farlo proprio come professione a tempo pieno? Ma parliamo dei vantaggi. I vantaggi principali sono che tu puoi in realtà utilizzare le tue capacità, quella che è la tua vocazione naturale per qualcosa, in maniera totalmente spontanea. Se i tuoi interessi sono verso l'utilizzo di nuove tecnologie in maniera intelligente piuttosto che portare a galla informazioni, fatti di cui i mainstream media non parlano mai, beh, questo è già fonte di grossa soddisfazione e un vantaggio tangibile. Poi non ho orari, non c'ho nessuno che mi dice se è arrivato tardi oggi, posso lavorare a qualsiasi ora del giorno, della notte, posso essere nell'isola di Koh Phangan in Thailandia e lavorare tanto da lì quanto da qui senza che nessuno si accorga di nulla. E direi che soprattutto non dover rendere immediatamente conto a qualcuno che ha delle valutazioni soggettive, ma rispondere a un pubblico più ampio che vota con la sua lettura quello che fai, è il beneficio più grande. Riguardo a come si svolge la mia giornata, si svolge preoccupandomi dalla sera prima, se non da una settimana prima, di quali saranno i contenuti che pubblicheremo. Ho da poco una piccola redazione virtuale distribuita con persone che sono ai capi estremi del mondo, ma con i quali comunichiamo con facilità attraverso Skype, chat in inglese o in altre lingue, e quindi stabiliamo un calendario di argomenti che vogliamo coprire. Alcuni arrivano all'ultimo momento e come in una redazione di giornale li copriamo nell'ultima ora, e quindi ogni giorno abbiamo un feature article, noi lo chiamiamo, un vero e proprio approfondimento su un argomento, e in più facciamo un lavoro di aggregazione manuale. Che vuol dire? Oggigiorno uno non può pretendere che qualcuno venga sul tuo sito e che tu sei così bravo che dopo che hai letto il tuo sito rimanga lì e si senta soddisfatto come dopo un gran pranzo. Ha voglia di altre notizie, di sapere quello che gli altri dicono. Quindi, avendo identificato qual è il pubblico e le informazioni che noi offriamo, noi andiamo anche da tutti gli altri siti veramente rilevanti e riportiamo le headline e la sinopsi delle notizie che ci sono dagli altri, mandando i nostri lettori a vedere questi altri siti senza remora di volerli legare soltanto ai nostri contenuti. Quindi da un lato offriamo dei contenuti approfonditi, dall'altra aggreghiamo i migliori contenuti degli altri siti intorno al mondo che parlano di nuove tecnologie, controinformazione e independent publishing, così da offrire una meta che può soddisfare di più che non un semplice blog che parla solo di quello che ha in mente quel giorno.
Mi sembra una prospettiva davvero interessante. E se posso chiederti, dal punto di vista economico, è abbastanza remunerativo per pagare, insomma, per vivere e anche per pagare tutte le persone che collaborano con te? Devo dire adesso che è così, non è stato così per un bel po' di tempo, e devo dire che ho messo proprio tutto me stesso per poter raggiungere questi obiettivi. Per molto tempo non è esistito né Natale, né Capodanno, né Pasqua, né Ferragosto, e i miei orari erano almeno di 12 ore al giorno. Solo recentemente, dal 2006, ho conquistato abbastanza margine ai miei guadagni da poter anche assumere delle persone alle quali delegare un po' del mio lavoro, e quindi godermi di tempo libero e di pensare a un livello che prima non mi era possibile. Ti do dei numeri che però penso siano molto interessanti per chi ci segue. Io ho iniziato a guadagnare dei soldi con AdSense un anno dopo che ho messo sul mio sito, e nel 2002 ho fatto $5,000, nel 2003 18,000, nel 2004 46,000, nel 2005 125,000, nel 2006 $200,000 solo con le revenue di AdSense. Quindi questo ti dà un senso, se non altro, di quanti soldi si possono fare. E per chi è scettico che si possano fare in Italia, perché io scrivo prevalentemente in inglese, anche se ho una versione italiana e una anche in spagnolo, posso dire ufficialmente che il sito italiano paga al suo editor principale più di quanto pagherebbe un normalissimo lavoro presso qualunque società, pagato al netto una cifra superiore alla media, quindi più di €2,000 al mese per chi si occupa soltanto dell'edizione italiana. Quindi è possibile sia in Italia sia all'estero, l'importante è fare questa cosa con un po' di spessore. Purtroppo, sai, il mondo dei blog è un po' una gran confusione, perché lo strumento blog puoi usarlo per scrivere, come dicevamo prima, dove hai portato a fare pipì il cane, o ci puoi scrivere dei trattati di filosofia. Quindi nel come lo usi e nel quanto sei coerente a darci questo spessore di qualità, forse è la differenza. Quindi mi sembra di capire che per avere successo, insomma, anche guadagnare dal punto di vista economico, bisogna avere innanzitutto costanza e tenacia, nel senso che tante ore per tanto tempo e poi a un certo punto si ha un risultato, però anche grande qualità nei contenuti. Un'ultima battuta vorrei chiedertela sul fatto che in realtà questo fenomeno è molto sconosciuto, nel senso che chiunque potenzialmente potrebbe mettere questo sistema di pubblicità sul proprio sito e magari anche fare solo pochi dollari, semplicemente la soddisfazione di averlo. Secondo te come mai in realtà poca gente non lo conosce? Semplicemente perché non è diffuso o perché non vogliono utilizzare questo sistema? No, io non penso che fra quelli che si sono aperti all'idea di poter usare il web un po' più per le loro finalità non sia sconosciuto. Per lo più molti si demoralizzano quando, avendolo installato, vedono che fanno $3 al mese, quindi dicono vabbè, ma qui sto un po' screditando la mia qualità con le pubblicità. Certo, tutti preferirebbero non avere pubblicità, anche se contestuali e rilevanti. E quindi penso che non è tanto l'ignoranza quanto un po' la difficoltà di capire cosa serve per fare funzionare queste pubblicità bene e farle rendere in modo che, insomma, è difficile rinunciarci. Su quello non c'è molta informazione, perché noi italiani siamo molto competitivi, no? Se sai un segreto te lo tieni per te, quindi pochi condividono le scoperte che hanno fatto e quasi nessuno sa come far rendere bene queste pubblicità contestuali. Questa è la mia risposta. Grazie, ti ringrazio e chiuderei chiedendoti dove possiamo trovarti online. www.robingood.com. Perfetto, quindi lineare, perfetto. Grazie mille e in bocca al lupo per la tua avventura. Allora, che cosa significa Web 2.0? Sul sito della